Alcuni giorni fa si è appreso che il sostituto procuratore della Repubblica di Milano, Guido Viola, ha chiesto al giudice istruttore Ovilio Urbisci di prendere in esame il fascicolo relativo a Jack Begon, il giornalista americano rapito nel 1973. I due magistrati si stanno occupando da tempo dei gravi fatti relativi all'attività delle banche di proprietà del finanziere Michele Sindona. Altri due magistrati, il giudice istruttore di Milano, Giuliano Turone, e il pubblico ministero Giovanni Caizzi che conducono le indagini su alcuni recenti sequestri di industriali del nord stanno verificando anche l'attività dell'agenzia di Trezzano sul Naviglio della banca generale di credito già controllata da Sindone è una domenica, il 22 luglio 1973 Begon si trova nel suo ufficio romano di via Abruzzi sta per partire per Palermo ha un appuntamento con un personaggio che ha promesso di consegnargli per 5.000 dollari un documento di particolare interesse dovrebbe offrire la prova, secondo le promesse fatte a Begon, della parte che Michele Sindona avrebbe avuto nel trasferimento tra Stati Uniti ed Europa dei soldi della mafia. Al momento di lasciare l'ufficio per partire, Begon viene rapito. È venute queste due persone che ovviamente americano, non c'è nessun accento italiano, e mi ha cominciato di, di domandare per i documenti. E io ha detto io non ho nessun documento e qualcuno mi ha fatto un schiaffo schiaf. così, il mio occhiale è andato a terra. Da un certo momento uno di questi ha detto guarda, tu hai una moglie che si chiama Maria, in via Ogliastra in un rotto, che loro è ben informato, e dice tu devi fare le cose che volevo che dicano noi o successe qualche cosa della sua moglie. Quindi hanno minacciato di beh, rappresaglie contro sua moglie. moglie in, un, in un modo oscena anche, che io non, non voglio ripetere. E così io ho detto, beh, qualsiasi cosa possa successo a me, ma a mia moglie no. Primo mi ha portato dalla mia macchina e mi ha domandato di portare all'aeroporto, io ho detto ma senza i miei occhiali io non posso guidare. E poi uno di questi ha preso la, la, la cosa di guidare. Poi si sì, ha portato all'aeroporto dove ovviamente l'oro è già provvisto dal, dal biglietto e si è fatto dopo 15 minuti. Un uh, volo di Alataglia che va, che è andato a Amsterdam e da qui. Siete partiti per Chicago? Per Chicago. Sull'aereo non le ha detto nulla quali erano i motivi del rapimento? No, ma è sempre, sempre con un monotono proprio. Dov'è questi documenti? Chiedeva dei documenti. Documenti. Dov'è sì. questi doc documenti? Riferiti a chi questi documenti? Beh, Sa so che il venerdì primo io è andato a Palermo, ho parlato con un tizio, in quel momento non, non sapevo nemmeno il nome. Lui mi ha, dat, mi ha detto che per 5.000 dollari mi do le prove, documenti di prove fra un certo Sendona e l'occhio Luciano. Perciò il suo accompagnatore sull'aereo per Chicago le chiedeva questo documento? Loro, No, ma loro credevano che in questo primo incontro che io avevo i documenti. Credeva che lei ne fosse già in possesso? Sì. Jack Begon è qui stasera in studio con sua moglie, la signora Mary. Jack Begon fu quindi rapito il 22 luglio 1973. Accusato di simulazione... Ritenuto per un anno e mezzo un mitonomane, è stato poi assolto dai giudici romani nel dicembre del 1974. Il giornalista americano si stava interessando dei traffici di dollari dagli Stati Uniti all'Europa con cui veniva esportata valuta. I proventi di operazioni illecite, i cosiddetti dollari che scottano. In un suo reportage da Roma per la compagnia radiotelevisiva americana per la quale lavorava. Begon aveva adombrato il nome del finanziere Michele Sindona. Sindona, l'avvocato siciliano che era riuscito, come si ricorderà, a creare un vasto impero finanziario. Aveva addirittura acquistato in America la ventesima banca degli Stati Uniti, la Franklin, impero poi crollato in un crack clamoroso. Per Michele Sindona venne spiccato nell'ottobre scorso dalla magistratura milanese un mandato di cattura per i reati di illegale ripartizione degli utili e di falsità in scritture contabili e false comunicazioni. Reati dunque che non lo implicano nel traffico dei dollari sporchi. Il mandato di cattura non ebbe esecuzione perché Sindona era già all'estero. Nell'inchiesta giornalistica di Jacques Begon entrava anche il caso di Mauro De Mauro, il giornalista siciliano che scomparve davanti alla sua abitazione di Palermo il 17 settembre 1970. Senza entrare nel merito dell'intero caso Sindona, sul quale dovrà pronunciarsi l'autorità giudiziaria, AZ, oltre alla ricostruzione dei fatti, propone stasera alcuni dei tanti aspetti ancora non chiari dell'intricata vicenda e presenta i protagonisti di questo incontro-scontro a distanza, Begon a Roma, Sindona a New York. Lei nel 72 inviò all'ABC, la stazione televisiva per la quale lavorava, un ritratto di Sindona in cui si accennava per la prima volta ai suoi traffici, ai traffici di Sindona, circa il trasferimento dei dollari provenienti dai racket nelle banche europee. Mm -hmm. Sì, in 73, non so, 73 qualcosa. Lei adombrava già dei sospetti su Michele Sindona? Sì, ma non aveva la prova. Un, un giornalista non può accusare una persona senza che c'è la prova. E per questo che è andata a Palermo e ha tentato, o pensato di andare la seconda volta. Quando se io avevo la prova in mano è un'altra cosa. Signor Begon, le cito testualmente un brano di quel suo servizio. Lei diceva fra l'altro, all'epoca della conferenza di Palermo 1957. Il siciliano Michele Sindona era un piccolo avvocato in Sicilia. Da allora diventò improvvisamente un famoso finanziere internazionale. Diventò proprietario o controllore di banche, fondi monetari e corporazioni negli Stati Uniti, Italia, Svizzera Lussemburgo. E più interessante di tutto, nel piccolo Principato del Liechtenstein, un segreto riparo per non pagare le tasse. Fine della citazione. Ho detto che lui ha conosciuto Franchi Luciano. E che lui, dopo. Ha, ha creato una grande cosa finanziaria ma non ho accusato lui di avere i soldi proprio scotto Per quanto riguarda la conferenza di Palermo a cui fa allusione lei si riferiva a quel vertice mafioso che si tenne a Palermo tra esponenti della mafia italo-americana ed esponenti della mafia siciliana Sì, la cosa che, la, quella è la cosa che mi ha detto dopo Luciano Lachi Luciano. Lachi Luciano, sì. Lachi Luciano è morto il 26 gennaio del 1962, era un mafioso in declino e in esilio. Sindona in quegli anni era un banchiere proprio agli inizi della sua carriera. Quali potevano essere i rapporti fra Lacchi Luciano e Sindona? Ma io adesso ricordo che deve essere in 1956 che ho parlato con Lachi da Sindona. Perché era il primo che io sono trans trasferita da New York, da Roma a New York. Lui ha parlato con Sindona come un piccolo impiegato che, che è stato in questo famoso meeting in Palermo. Dopo la trasmissione ci fu qualche conseguenza? Sindona si ribellò? Beh, io non lo so se Sindona. No, io non avevo mai qualche pezzo di carta di Sindona però un giorno qualcuno è telefonato all'ufficio e ha detto a me che se io non vuoi finisci con me di Mauro devi stare zitto dopo un po' lo segretario ha ricevuto un altro telefonato dice Begon uh, uh, Crepe Begon crepi. Crepe quanto tempo prima del rapimento avvenivano queste minacce? Mm, credo che un mese o due mesi, cose di questo genere. Un'altra cosa che viene messa in contestazione è questa. Quando nel febbraio scorso è stato ucciso il maresciallo di PS in pensione, Angelo Sorino, trovato ucciso in una strada di Palermo, lei disse di aver individuato in Angelo Sorino la persona che avrebbe dovuto aspettarla la domenica del rapimento a Palermo e che avrebbe dovuto consegnarle il documento famoso circa i rapporti tra Lacchi Luciano e Michele Sindona. Come ha fatto a riconoscere Angelo Sorino? Ho visto la fotografia in giornale al momento della sua morte. Ho visto una fotografia che io sono 99% sicuro che era lui la persona che io ho visto. Quindi al 90% Sorino sarebbe la persona che lei incontrò il venerdì e con la quale contrattò per 5.000 dollari il documento. Sì. Non ha cercato di venirne in possesso dopo attraverso i familiari di Sorino? No. Perché? Eh, eh, che, che io finisci come lui. No, no. Io ho fatto la promessa in America di non indagare più. A chi l'ha promesso? Di questa gente con cui che ha fatto la domanda, che, che, che ha parlato e, e, quando, e che, che mi ha lasciato libero. Prima che mi ha lasciato libero, mi ha fatto il promesso che io lavo le mani, non, non penso più. Il banchiere è restio a farsi fotografare, a parlare e ancor più a farsi intervistare. L'inviato di AZ, Giuseppe Marrazzo, lo ha incontrato a New York. Avvocato... Come spiega la caduta di un personaggio come lei, di un banchiere del miracolo? Vale a dire come spiega il passaggio del suo personaggio dal grado di banchiere del miracolo addirittura a fuggiasco? Vane, innanzitutto voglio chiarire un fatto. Questa storia che mi si attribuisce del banchiere del miracolo, del più grande banchiere del mondo, io credo che è stata messa in circolazione, così come è stata messa in circolazione la famosa storia del mis dell'uomo misterioso, perché sanno che tutte queste cose portano a dei dubbi o portano l'uomo a cadere nel ridicolo. Ho fatto i primi passi nel mondo della finanza nel 1960, senza precedenti bancari di alcun genere. Sono stato impiegato di banca per un anno e mezzo, questo non credo che possa fare... Considerare neanche i più presuntuosi, che io non mi ritengo tale, um, banchieri o i più grandi banchieri del mondo. Per considerarsi grandi banchieri ci vogliono gli antenati oltre che la preparazione. Bisogna chiamarsi Ambro, Rothschild, Morgan, Mellon. E io non ho questo nome. Io ho fatto degli investimenti e come privato i miei investimenti erano tra i più importanti, ma per fare investimenti e creare delle catene nel campo bancario internazionale non bisogna avere antenati, non bisogna considerarsi grandi banchieri, si tratta di normali operazioni che io ho ritenuto di aver fatto. Ebbene, perché hanno creato una rete di rapporti internazionali che sino al momento del crollo provocato evidentemente da chi attendeva un certo momento favorevole per attaccarmi, era considerata uno dei più interessanti, una delle più interessanti organizzazioni finanziarie internazionali. Avvocato come esperto mi dica eh, com'è possibile che milioni di dollari sporchi provenienti dai racket riescano ad uscire da, da arrivare ai canali europei? Io credo che ci sia molta fantasia e molta esagerazione in tutto questo. Mm, I controlli ormai in campo internazionale e bancario sono tali, per cui parlare di cifre enormi che possano spostarsi in nero. Io credo che sia solo oggetto di fantasia. È anche vero che la droga frutta centinaia di milioni, forse in dollari, e che questi dollari non possono stare nelle cassette di sicurezza americane, ma finire nei conti correnti anonimi della Svizzera. Guardi, io non conosco il problema, però anche l'anonimato svizzero sta diventando qualcosa soltanto che sta scritto sui libri, perché abbiamo letto qui alcuni casi in cui gli Stati Uniti hanno chiesto di eliminare eh, per reati di droga o per altri reati gravi di corruzione, eccetera, il segreto bancario e so che la Commissione federale svizzera ha autorizzato le banche a dare nomi, cognomi, numeri di conti, cifre. Ma anche in questi casi non ho mai visto che si fosse trattato di centinaia di milioni di dollari o di milioni di dollari, si trattava sempre di cifre modeste, detto come dico da, da quelli che sono i fatti di cronaca. Quindi penso che si tratti veramente, ci sia molta fantasia in tutto questo a fare qui, fantasia. Ma come tecnico di economia, le dico, centinaia di milioni di dollari che si possono spostare in nero su banche svizzere o su altre banche in altri paesi, di cosiddetti oasi fiscali o valutari. Credo che sia oggi con i sistemi bancari, con i controlli attuali, con gli accordi internazionali in caso di crimini gravi come questi, credo che sia quasi impossibile. Ma non si possono volatilizzare milioni di dollari però, anche questo è vero. Ma per quello che riguarda la moneta calda della mafia o altro sono delle cose per me così inconsistenti, così illogiche e credo anche tecnicamente non possibili, per cui chiunque avesse avuto un po' di conoscenza tecnica di questo mercato di moneta calda si sarebbe accolto che sarebbe stato completamente difficile. D'altra parte l'accusa che è arrivata a me da tutti quelli che mi hanno perseguitato in Italia nell'ultimo periodo non è mai stata, perché evidentemente volendo creare delle accuse cosiddette serie, da uomini cosiddetti seri, eh, dovevano creare delle accuse tecniche, ma è stata accusa completamente diversa. Io colonizzavo l'Italia attraverso l'intervento di investimenti fissi in Italia, ma da parte di enti di primissimo ordine. Infatti tutti i miei investimenti hanno sempre avuto un proprietario. Avvocato Sindona, come spiega l'accanimento di Jack Begon nei suoi riguardi? Io non credo che l'accanimento di Jack Begon sia un accanimento suo. Lì molto ovviamente lui è stato ben diretto. Quando dovevano difenderlo, hanno visto che io ero ritenuto come uno caduto in disgrazia e allora poteva essere un elemento per influenzare la magistratura, per influenzare un giudice, dicendo vedete che io facendo tutte queste indagini avevo ragione perché Sindona si ha avuto dei guai e quindi avendo dei guai qualcosa di storto l'ha dovuto fare, dimenticandosi che mh, i guai miei non sono assolutamente della natura di cui lui parla. Non ritengo che alla fine siano dei guai, perché avendo ragione avrò ragione e mi daranno ragione. E quindi io credo che abbiano anche i suoi puntato su un cavallo sbagliato, su una strada sbagliata. Tanto che io ho dato ai miei legali incarico di presentare delle querele per diffamazioni, non tanto perché mi interessa, perché io non l'ho mai fatto. Se avessi dovuto fare querele di diffamazione contro tutti i giornali, tutti quelli che hanno scritto stupidaggini contro di me, avrei dovuto mezza Italia Lei ha mai conosciuto personalmente Michele Sindone? No il nome di Sendona è uscito fuori dal mio processo proprio con questi documenti che erano dentro la fascicola del mio processo e ovviamente che è adatto al mio avvocato o da qualcuno dalla polizia stesso. E da questi documenti che cosa risulta? E risulta che lui è, è, ha qualche cosa con il movimento di droghe in Italia. Risulta chiaramente questo? Sì. Ma lei durante l'inchiesta che ha compiuto su Michele Sindona ha scoperto dei collegamenti precisi tra lui e gli esponenti dei racket americani? Soltanto con questi documenti. Anche devi dire un'altra cosa, che durante il, il, il processo io non ho stato, io non ho nominato mai Sindona, è stata il giudici. Il presidente della Corte e la motivazione che lui ha parlato di Sindona, non io. Esistono prove dei contatti mafiosi che Sindona aveva con esponenti della malavita americana? Beh, c'è qualche prova qui da un documento dell'acquistore dell di Milano del 68 che traffico di di droghe tra Italia e gli Stati Uniti d'America ad opera di Porgo Giancarelli, Sindon Michele e V. Rolf. E' la questura di Milano che, 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 che ha questa prova. Nel luglio del 72 Begon diffuse attraverso l'ABC un ritratto di lei in cui accennava ai primi dubbi circa questa sua appartenenza al traffico dei dollari caldi? Guardi, mh, la cosa evidentemente mi è passato, mh, interessava tanto che non ricordavo assolutamente neanche che lui avesse fatto questo nel 1972. Qualche volta qualcuno mi parlò di un certo Begon che una volta lavorava col Dale America, ma moltissimi anni fa, e che aveva avuto grossi guai con la polizia e eh, con le società americane perché avrebbe sottratto delle somme all'azienda per cui lei lavorava e che aveva fatto il mio nome. Siccome, come dico, non conoscevo il signor Begon e la cosa mi lasciava completamente tranquillo, non ho mai seguito questa polemica. Però non, non l'ho mai seguita, non mi interessava. Eppure la trasmissione che Begon mandò da Roma fu trasmessa attraverso 300 stazioni americane. Beh, questo molto probabilmente sarà entrato in un normale circuito. Signor Begon, lei ha dichiarato che nel corso della sua inchiesta sui dollari caldi, sulla droga e su Michele Sindona, ebbe dei contatti con Mauro De Mauro prima che De Mauro venisse rapito. Telefonicamente, non da ho Roma. visto mai, non ho visto mai in persona. No, è telefonato io molte volte al, al giornale, in questa... allora... E De Mauro le diede delle informazioni importanti. Qualche cosa, ma non, non molto, perché lui aveva anche la paura. Aveva anche lui paura. Ma faceva anche il nome di Michele Sindona o no? No. Non ne parlava. No. Lui ha parlato che sempre, anche molti, ha detto che è un, una, una, una ricca persona di, di bancario. Così. Senza usare il nome, specialmente sul telefono, perché... Parlava so se... di un altro esponente della finanza. Sì, ma sul su telefono né io né lui vogliono dare un nome. Avvocato Sindona, è stato fatto o si è alluso al suo nome anche in relazione alla scomparsa di Mauro De Mauro, il giornalista siciliano? Del commissario Calabresi e per il rapimento di Jack Begon. Secondo Begon, potrebbe esserci una saldatura fra questi episodi mafiosi e il sospetto che lei vi parteciperebbe come cervello dell'organizzazione che pulisce i soldi dei racket americani. Infatti non ho mai conosciuto né Calabresi né De Mauro. Uh, L'affare non mi ha mai neanche riguardato. E come ripeto, sarà una grave lacuna nella mia cultura, ma non conosco assolutamente i fatti anche perché vivendo molto all'estero uh, di questi fatti di croniche italiane non avevo tempo neanche di occuparmene quando ho tempo preferisco occuparmi di cose molto più serie perché e, ritengo tutto una, un solito frutto di fantasia perché anche nel caso di Scaglione e nel caso de Mauro si parlava di un filone che avrebbe portato al traffico delle monete calde dico, le ripeto non conosco assolutamente i fatti Neanche i fatti oltre che le persone. Come posso risponderle, Avvocato Sindona? Nella sentenza di assoluzione del giornalista Begon emessa dal Tribunale di Roma, si parla esplicitamente di lei come organizzatore del traffico di dollari cosiddetti caldi tra gli Stati Uniti e l'Europa. Di dollari cosiddetti mafiosi. Mm, io ho letto. La sentenza, dopo aver visto pubblicato degli estratti su alcuni giornali che evidentemente hanno voluto creare uno scandalo sul mio nome, e giornali che io ritenevo veramente seri e che effettivamente mi hanno creato delle grosse perplessità dopo tali pubblicazioni, perché quando successivamente ho visto la sentenza mi sono accorto che era una strana sentenza. Si sbagliano completamente delle date, quando si dice che il Dale American io l'ho comprato nel 1952 e ho conosciuto il signor Begon nel 1952, io non ho mai conosciuto il signor Begon, non l'ho mai incontrato, non ho mai saputo chi fosse quest'uomo, ne ho sentito parlare successivamente quando ho saputo che era stato arrestato, l ho visto sui giornali come una cronaca qualsiasi, non l'ho seguita perché non mi interessava e quindi sono rimasto veramente sorpreso, prima da quanto hanno detto i giornali, successivamente anche dalla stessa sentenza che parlava di questi incontri, di questa crisi. Begon sostiene che lei avrebbe organizzato questo traffico con l'appoggio di Lacchi Luciano che lei avrebbe conosciuto nel 1952 e che nel momento in cui i mafiosi italo-americani ebbero bisogno di portare fuori questi dollari dagli Stati Uniti, e decisero quindi in un convegno di Palermo del 57, lei fu l'eminenza grigio di questa grossa rete di dollari provenienti no, dai Molto Rache. onorato, no, Non ho mai conosciuto il signor Lacchi Luciano, eh, ho saputo che esiste soltanto dai giornali, come chiunque l'ha letto, per la pubblicità che gli hanno fatto. Mm, ho saputo di un, una riunione a Palermo dal, da un giornale, mm, quando ha parlato di me e del signor Begon. Non ho mai saputo che neanche che fosse venuto alla riunione, non ho mai partecipato a nessuna riunione mafiosa, non ho mai conosciuto un uomo mafioso, o almeno nei mi miei incontri non ho mai saputo di aver incontrato qualcuno, se l'ho incontrato senza conoscere, o d'altro Lei ha detto che Michele Sindona conobbe sicuramente l'Acchi Luciano mm. e Michele Sindona ha detto a noi di non aver mai conosciuto, Ma conosciuto. Lacchi Luciano. Beh, Lucky mi ha detto, perché ho fatto un servizio una volta con, con Lucky, e lui casualmente ha parlato di una certa persona della guardia di finanza che lui ha conosciuto quando lui è venuto in, in, in Palermo, prima della, da, dello sbarco della truppa americana. Lui ha dato la nome che in quel momento non... Io non ho dato nessun interesse, però dopo, quando ho visto l'attentato di trovare, di, 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 di comprare tutte le azioni di, di Biog, Bioggi, di questo, Bastoggi. Bastoggi, ho visto subito il nome di Sindona. E ho detto, ah, ah sì, io ho ricordato la cosa che, la, che mi ha detto. Quindi il Lucky Luciano le aveva detto di aver conosciuto Michele Sindoro? Sì, ma in un modo come un, un pezzo di niente, come un piccolo persona, perché il Lucky è arrivato al, alla frontiera con due grandi sacchette di, di dollari. E naturalmente questa persona che ha controllato ha detto ma cosa fai? Comunque Begon fa pubblicare da un giornale un documento preciso, una richiesta del Narcotic Bureau del 67 alla Criminal Poll italiana, circa una, un sospetto che avrebbe gravato su di lei per il traffico della droga. Ho visto la copia di questa lettera, ma siccome non conoscevo assolutamente che questa indagine fosse stata fatta. Eh, mi è eh, completamente venuto a nuovo non so se si tratta di una lettera vera o di una lettera falsa non posso assolutamente dare nessun giudizio so che però nessuna inchiesta ufficiale è mai stata fatta contro di me perché le autorità americane non solo mi hanno sempre dato il visto d'ingresso in America tranquillamente in più devo dire che io sono stato l'unico italiano direi in un certo momento l'unico straniero che ha avuto l'autorizzazione a votare uno stock di una banca che era la ventesima degli Stati Uniti. Lei pensa che se ci fossero state indagini serie in questo settore gli Stati Uniti d'America avrebbero consentito per la prima volta, forse nella storia degli Stati Uniti, ad uno straniero a votare uno stock di controllo di una banca che era la ventesima degli Stati Uniti? E va bene per Sindona dice che è un onore per lui di essere in controllo di un banco americano, però lui non dice che quella banca sotto la sua direzione ha fatto la fallimento, ha fatto una grande perdita per tutta la gente in America e non si è detto, non, non, non ho parlato che del fallimento anche dei altri banchi. Questa è la questione che non, non ho ancora risolto. E lui non torna qui in Italia avanti ai giudici per rispondere di queste questioni.